Bene, hai avuto un periodo di pausa, poi hai iniziato, io l'ho sempre cercato di farlo rientrare, tante volte mi diceva lascia che adesso ho altre cose, sono confuso, qua e là, poi rientrando il risultato c'è stato, la credibilità e la volontà e la coerenza che c'è verso di lui, che verso questa persona ha portato a far sì che oggi è sindaco di Piasco. Ringrazio anche Anello Alberto, consigliere provinciale della Lega. Candidati in provincia di Cuneo, che sono sei, il collegio di Cuneo richiede sei candidati, tra cui l'assessore al turismo e alla protezione civile Gregorio Federico, l'assessore all'agricoltura Sacchetto Claudio, il segretario della sezione di Saluzzo Camisassi Antonio, della sezione di Savigliano Guido Rione, manca Gerardo Giovanni, dicevo, ma un applauso che facciamo a te, la bellissima Sara Manesco. Mettiamo in discussione i nostri candidati, ottime persone, referenti del movimento da anni, sono state scelte sul territorio provinciale. Abbiamo cercato di trovare i candidati, far sì che ci sia una copertura tutta provinciale. Oggi ci aspetta la madre di tutte le battaglie, che è quella della regione Piemonte, portare a casa la regione Piemonte. Giochiamo un tris, le prime due carte le abbiamo giocate bene, che è quella della vittoria del governo Berlusconi con i nostri ministri, e l'altra è quella della provincia di Cuneo con Gianna Gancia, che so che sta per arrivare, e la terza, che è la carta più importante, fa sì che sia un filo interlocutore tra tutti, è quella della regione Piemonte con Roberto Cota. Roberto Cota che ieri sera è intervenuto, verrà ancora 3 o 4 volte in provincia di Cuneo, ma stiamo insistendo fortemente la campagna elettorale su Torino, perché è lì che si gioca veramente l'esito elettorale. Per vincere le elezioni in Piemonte bisogna perdere con dignità in provincia di Torino. Qui non penso che si possano avere grandi problemi, nella dimostrazione della giornata di oggi, ormai anche con l'aiuto dei giovani padani capitanati da Brignone Alberto. Con le sezioni stiamo organizzando sempre eventi, siamo sempre sul territorio, abbiamo 3 camion a vela, abbiamo 5 camper, siamo in contatto diretto con la gente sempre e i risultati secondo me si vedranno. Dicevo di Roberto Cota, una persona che ha grandi capacità, tutti noi lo conosciamo, il nostro segretario nazionale, umiltà e buon senso. Diciamo che è un tris che secondo me è importante, ci darà la possibilità di governare questa regione. So che c'è stato un primo faccia a faccia proprio ieri a Torino, dove c'è stato Bresso Cota, ci sono state grandi discussioni, la Bresso è stata contestata fortemente, l'ambiente, diciamo, non era politico. Diciamo che la cosiddetta Zarina è un pochettino agitata, questo fa ben sperare per noi. Ha accusato che Cota è uno squadrista. Noi domani avremo un altro appuntamento su Bra con le categorie produttive, di nuovo un incontro con Bresso e Cota. Spero che anche in quell'occasione sia chiara, perché secondo me questa persona che da Bresso in 5 anni ha fatto tutto meno che ben governare, lo vediamo anche da tutti gli sprechi che stiamo cercando di analizzare. C'è un libro che è uscito di 2 consiglieri regionali che hanno fatto l'analisi di quelli che sono stati gli sprechi di 5 anni di amministrazione Bresso, tra cui quella sui nomadi, dove sono stati stanziati 4,5 milioni di euro in 5 anni per i campi nomadi, oppure quella di 300 mila euro stanziati per far conoscere il numero verde in Piemonte. Se qualcuno ha bisogno di telefono al numero verde, io non so se qualcuno di voi conosce il numero verde, comunque sono stati spesi 300 mila euro. Sono soldi buttati via, è un momento di crisi, la gente vuole a fine mese, questi soldi fossero accantonati, investiti in questo modo, sicuramente avremmo che ben sperare.